Avete mai suonato una cornamusa? La cornamusa, come si sa, è uno strumento a fiato, anzi a fiato ritardato, perché il suonatore, soffiando, immette aria in una sacca. Poi, premendo la sacca col braccio, fa uscire l'aria che passa nel pifero o nei piferi che suonano. In questo modo può realizzare un suono continuo, almeno finché c'è aria nella sacca. Ed è proprio questo il problema, perché se provate a suonare una cornamusa vi renderete conto che di aria ce ne vuole tantissima e che si rimane spesso senza fiato, con la testa che gira. È per questa ragione che già da molti secoli si sono inventati dei polmoni artificiali, per così dire, cioè i mantici. Gli organi, per esempio, funzionano appunto con dei mantici. Una volta si azionavano a mano. Mentre l'organista suonava, dietro c'erano una o due persone che pompavano aria. Anche l'armonium, che è un organo più piccolo, funziona con dei mantici, ma a pedali, e li aziona lo stesso musicista pedalando come in bicicletta. Ma questi strumenti avevano un inconveniente: non si potevano trasportare facilmente. E nella storia dell'evoluzione appare a un certo punto la fisarmonica. Cioè un organo miniaturizzato con un mantice azionato dallo stesso suonatore. La fisarmonica dunque è uno strumento a fiato, ma con un polmone meccanico. È talmente ben architettata da riuscire a imitare da sola un'intera orchestra. Ma la cosa ancora più interessante è la sua storia, una storia italiana, che ci racconta ora Michelangelo Pepe. Forse pochi sanno che John Lennon era un bravissimo fisarmonicista. Non solo, moltissime canzoni dei Beatles sono nate proprio da una fisarmonica. Su questo strumento, infatti, Lennon buttava giù i primi accordi, provava la melodia, insomma, sentiva il pezzo e costruiva i primi passaggi melodici. Ma questa è solo una delle tante curiosità che riguardano questo strumento. La fisarmonica ha un antico e lontano antenato. Si pronuncia Sheng ed è stato inventato dai cinesi 5.000 anni fa. Sembra una pipa da oppio e invece è la madre di tutte le fisarmoniche. Non è facile spiegare come la fisarmonica sia derivata da questo strumento. Comunque, tutte e due usano il principio dell'ancia libera, una linguetta che vibra e suona al passaggio dell'aria. I cinesi ci soffiavano dentro con la bocca. Nella fisarmonica si utilizza un mantice. La storia, a questo punto, compie un balzo in avanti e si arriva agli inizi del XIX secolo, quando in Europa qualcuno cominciò a copiare il trucco cinese. Nacquero strumenti rudimentali di pochi tasti, come gli organetti, le concertine e i cosiddetti harmon flute. La leggenda vuole che una sera del 1863 un pellegrino austriaco che a piedi stava andando a Loreto, al confine tra Recanati e Castelfidardo, fu ospitato da una famiglia di contadini, i soprani. Il pellegrino aveva con sé un accordeon del costruttore austriaco Demian. Forse l'avrà suonato dopo cena, forse l'avrà regalato ai suoi ospiti. Sta di fatto che, incantato dallo strano suono che usciva da quell'organetto, il giovane soprano quella notte ci mise le mani sopra, lo smontò, capì come era fatto e intuì come svilupparlo. Aveva 18 anni Paolo Soprani quando con 4 arnesi di fortuna costruì il suo primo organetto. Poi andò a Loreto e lo vendette subito. Presto dovette spostarsi a Castelfidardo perché la fabbrica non entrava più nella stalla e nel granaio. Ai primi anni del 1900 Castelfidardo contava poco più di 9.000 abitanti, le fabbriche di fisarmoniche davano lavoro a ben 12.000 dipendenti. Oggi in circa 30 fabbriche si producono ogni anno 15.000 fisarmoniche, vengono ancora fatte più o meno come 150 anni fa, poco a macchina, molto a mano. Uno dei reparti più importanti è la falegnameria. Qui viene creata la cassa armonica, in pratica già si stabiliscono le dimensioni finali dello strumento. Nelle fisarmoniche si usano 3-4 legni principali, mogano, faggio, abete. Ogni cassa grezza viene verificata a mano.
In questa vasca vengono messe le pellicole di celluloide che andranno a coprire e abbellire il legno grezzo. Devono restare 3-4 ore a bagno nell'acetone che le ammorbidisce. Stenderle sul legno è un'operazione delicata che si basa sulla velocità. Basta un niente e si può formare una bolla d'aria. Le pellicole sono o nere o colorate nelle tradizionali sfumature rosse, grigio perla o blu. Le casse armoniche sono due. In una viene inserita la tastiera, nell'altra i bottoni dei bassi, la cosiddetta meccanica. Già la preparazione della tastiera è un'operazione complessa e meticolosa. In questa fase vengono inseriti i supporti che reggeranno le aste con i tasti. Nelle fisarmoniche possono esserci da 41 a 45 tasti. A parte, un altro artigiano prepara la meccanica. 120 bottoni montati su 24 file di listelli metallici detti catorcetti. 12 per i bassi, 12 per gli accordi. Un lavoro da certosino. 4-5 ore di continui montaggi e smontaggi alle prese con meccanismi piccoli e di grande precisione. Una delle fasi più caratteristiche è sicuramente la cosiddetta storcitura. Ogni asta metallica corrispondente ad un tasto deve essere piegata a mano, prima su se stessa, poi una volta inserita nella cassa va curvata ancora per posizionarla esattamente là dove poi saranno inserite le valvole. Si può dire perciò che non esiste una fisarmonica uguale ad un'altra, sia pure di pochi millimetri. Le valvole servono a regolare il flusso dell'aria attraverso i fori. In pratica, suona solo la nota che esce dal foro nell'attimo in cui la valvola si alza. L'approccio della fisarmonica è soprattutto difficile la capacità di utilizzare il mantice in un primo momento, perché è una sincronizzazione tra il movimento del braccio e i movimenti delle mani. Però poi successivamente la conformazione dello strumento rende molto semplice arrivare a un primo grado, diciamo, di suonare discretamente a quel livello che gratifica chi lo sta suonando, molto più che magari un pianoforte, che secondo me è più difficile arrivare a questo stadio. In una fisarmonica standard trovano posto più di 15.000 pezzi, una cosa incredibile. Ma il principio acustico su cui si basa la fisarmonica è uno solo: lancia libera. Qui è stato applicato un compressore per poter vedere dal vivo quello che di solito avviene al chiuso della suoneria. L'aria che passa, spinta a pressione dal mantice, fa entrare in vibrazione questa linguetta d'acciaio. Le vibrazioni dell'ancia sollecitano l'aria con una data frequenza. Quando viene premuto un tasto, la relativa valvola consente all'aria di uscire. A seconda delle dimensioni dell'ancia, ogni volta l'aria vibra in modo diverso e quindi esce una nota diversa. L'ancia montata sul suo supporto metallico costituisce la voce armonica. Questo ragazzo sta ereditando dal padre uno dei mestieri più a rischio dei costruttori di fisarmoniche, l'accordatura. Uno strumento elettronico da il là, nota di riferimento per l'accordatura di tutti gli altri tasti che verrà fatta ad orecchio. L'operazione di montaggio e smontaggio delle soniere deve essere fatta per ogni tasto. Ma come si accorda una fisarmonica? Con una limetta si gratta via dall'ancia un po' di metallo, così cambia il peso e quindi la quantità d'aria spostata. Se è crescente si alleggerisce l'ancia alla base, se la nota è calante si toglie metallo sulla cima. Il processo produttivo di ogni fisarmonica dura circa 3 mesi. Costruire fisarmoniche comporta, come molti lavori di artigianato artistico, passione, pazienza e sacrificio. Per questo forse è un mestiere in via di estinzione. Ma oggi un sempre crescente numero di musicisti si avvicina a questo strumento con curiosità e rispetto. Qualche anno fa però ci fu un periodo di crisi profonda. A me piace dire che è stata una crisi non culturale, ma una crisi, diciamo, di periodo, quando c'è stato il boom della musica fatta con le tastiere elettroniche, che come strumenti erano molto più semplici e molto più suggestivi a un primo approccio da suonare, anche se nessuno strumento elettronico ha la sensibilità, diciamo, e le capacità espressive di uno strumento acustico.